Hey! Bentornati su Guido su Server 3 con Hearthstone. Io devo fare una rissa, non so perché il gioco si è illuminato, ma mi hanno sconfitto ieri in una rissa. Dovete sapere una cosa. Non me ne frega un cazzo dei commenti che dicono che non so giocare. Io mi diverto. Cioè, questo è il punto. Giusto per rispondere a un po' di cose che sono successe, perché per me è fondamentale passare che io sono un giocatore normale. So che lì fuori siete tutti esperti e sicuramente a posteriori riuscite a ragionare meglio di chiunque, di qualsiasi persona che si trova in game. Però insomma, non voglio passare per lo sbocchio di turno. Però io i commenti li vedo molto dopo. Magari sono già migliorato, magari sono peggiorato. Però il punto è questo. Allora, sempre le battaglie mi piacciono tantissimo. Ma iniziamo con la rissa. Poi il prossimo gameplay, una bella battaglia. Vi faccio vedere quanto sono skillato. Insomma. Allora, che ci teniamo? Ah sì, dai, sti cazzi. Partiamo così. Male male. Intanto sono le 7.52 di mattina. Io ho appena finito di impostare tutti i video e c'ho un'allergia della madonna. Allora, questo esprimi il desiderio della carta perfetta e mettila, metti un secondo desiderio nel tuo mazzo. Direi di utilizzarli più in là, perché credo di aver capito a che cosa serve la carta perfetta nella prima volta che ho fatto la sfida. Ovvero, ti dà una carta che puoi utilizzare al prossimo turno con, o al turno stesso, con il numero massimo di cristalli che avete. Perlomeno mi sembrava che fosse così. Infligge 2 danni, mette nell'elementale. Blocchiamola un attimo. Così non può fare granché. +3/+3 servitore nella tua mano. Sono un po' inutilino per adesso. Ok, ah, tutte carte molto alte. Potevo mettermi queste qua, le elementali, ma preferisco tenerli. Tipo adesso. Allora, al prossimo possiamo usare un desiderio. Vediamo un attimo che ci esce. Anche perché abbiamo questa che poi mi fa pescare un sacco di carte. Questa va bene. Questo più questo, veramente tanta roba. Ora. Buono. Beh, avevamo detto che usavamo, ma... Sto giocando praticamente mid.
Questi quanti ne spara? 2 danni. Con questo ne faccio 2. E basta. Che cazzo faccio? M'ha incartato. Più 3 di salute a un servitore. Mi mette l'ascia però. Sono pronto. Il mago con l'ascia. Affanculo. Mo cominciamo a giocare alti, perché questo è il... Questa è proprio la cosa di giocare alti. La mia idea è di giocare questo più questo. Però che cazzo di... Allora, vediamo un po' se sacrificare. Ok. Sono solo ninnoli, ma mi piacciono assai. Poi la mia idea è di mettere questo, se non me lo sega subito. Ma secondo me... Guardate come brucia! Se fa, quando il tuo potere distrugge un servitore... Pesca una carta. Angia gemella, angia gemella. Ok. Poi... Sono pronta. Osserva l'infinito. Adesso... Ah, ok, funziona. Mosi. So che adesso mi devo togliere un po' di servitori, perché ce l'ho tutti alti. Che fare? Quante carte ho? 3, 6, 9. Ok, riflettiamo. Questo. Questo. Cazzo, potevo mettere questo. Vabbè, dai, se vediamo. Sì, infatti, come dicevo io. Combo infligge 4 danni. Quanti ne tiene quello? No! Ma che cazzo me ne... Ah, ok, perfetto. Ho fatto un macello. Ciao. Ciao proprio. Lo ci metto pure questo, pam pam. E che fai, mo? Tra le altre cose, sto messo bene. Posso veramente fare un macello. Mi riesce qualcosa con provocazione. Addirittura tutte e due. Bastardo.
Ok, vediamo che dobbiamo. Fammi pensare. Bene. Finito. Devi solo impadronirtene. Dai. Beh, dai, che devi fare? Devi suicidare. Vengo subito. Dai. Ehi, ciao. Ancora si suicida. Ah, vabbè. Cioè, proprio lo chiudo in bellezza. Ed è finita così. Beh, è andata bene. Noi ci vediamo al prossimo episodio, che sarà una battaglia. Quelle campali.